Ma intanto dobbiamo continuare a mantenere questa continuità sia di prestazione che di risultati. Poi credo che l'obiettivo primario debba rimanere sempre il solito, anche se la classifica fa pensare altro, cioè quello di raggiungere il prima possibile la quota salvezza, e poi dopo da lì potremo iniziare a fare altri ragionamenti, però non dobbiamo distoglierci assolutamente dal nostro cammino e rimanere con i piedi ben saldi a terra. Montevarchi sarà una partita complicata come lo è stata, senza retorica, con l'Orvietana, nel senso girone di ritorno, ripeto, è un campionato diverso, gli obiettivi sono ben definiti e quindi sarà una squadra ferita, perché al di là del risultato e della prestazione, però Montevarchi si sentono un po' scippati perché il rigore non assegnato era abbastanza evidente, e quindi avranno grande voglia di riscatto in casa, magari ci sarà anche gente, spettatori, quindi sarà un ambiente, mi aspetto, abbastanza caldo, e quindi dovremmo essere pronti a una vera battaglia, perché comunque loro, immagino, cercheranno di fare la partita della vita, e quindi noi dovremmo essere attenti e belli organizzati per poter riuscire a fare un risultato positivo. Ma sai, le rotazioni vanno in base sicuramente al discorso della condizione atletica, ma anche e soprattutto per le quote. E quindi, avendo fuori oltre Andolfi anche Biagioni e Quilici, c'è da capire, insomma, bene chi poter schierare per avere una formazione all'altezza, bella presente, bella in forma, e quindi al di là di chi giocherà in attacco, credo che sia il discorso quote quello determinante, e da lì poi sviluppare il resto della formazione. Ma Meucci e Bernardini devono essere due esempi, più che altro per l'atteggiamento e per come si allenano. Infatti sono capitano e vice capitano non a caso. Poi la loro duttilità ovviamente è molto utile alla squadra, però nei giocatori duttili ci metto Lombardo, ci metto Alessio, tanti per fare altri nomi che possono giocare in più ruoli, Bruno stesso, che ha ricoperto più o meno tutti i ruoli del centrocampo. Quindi abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori che si possono adattare in più ruoli, e questo è un'arma in più che possiamo utilizzare sia dall'inizio che a partita in corso. Quindi direi che merito loro se si possono adattare, e lo fanno sempre con prestazioni positive in vari ruoli, quindi è sicuramente una cosa importante per noi.